Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic di Nea e con questo nuovo capitolo di Beyond Two Souls. Siamo in questo capitolo che si chiama Navacho, che dividerò in due parti perché è lunghissimo. Buona visione ragazzi. Senti, sono davvero esausta e ho sete. Non ho idea di dove cazzo siamo, perciò non rompere, lasciami perdere, ok? Andrà tutto bene, Jody. Siamo in mezzo al nulla e io sto morendo di sete. E siamo nella merda. Ma andrà tutto bene. Lasciami stare, Aiden. Cosa? È tutto okay, Aiden. Non c'è motivo di essere nervosi. Mi dispiace, non vorrei disturbare. Sto cercando un posto in cui passare la notte e speravo che... Non puoi stare qui. Mi spiace. Potrei passare la notte nel fienile. Per favore, prometto che domani mattina me ne vado. Te l'ho detto, non puoi stare qui. Devi andartene ora. Le oste. Ya, ya. Ya. Sposo. Akuri no. Dobone, Zarahe, Edinne. Sotte ye, Sotnoast, Ad, Bendako, the Doth Kath. Ado, a Bendago, no Doth Do. Va bene. Per stanotte puoi restare. Entra. Come ti chiami? Jody. Io sono Paul. I miei figli, Cory e Jay. E mia madre, Shimasani. Non farci caso se non ti risponde. Sono anni che non parla. Stavamo per cenare. Se ti vuoi unire a noi. Sì. Sì, grazie.
Non vediamo molti autostoppisti qui. Dove sei diretta? Devo incontrare... Devo vedere alcuni amici. Loro stanno... Loro sono un po' più avanti, perciò... Capisco. Questo è... il primo ranch che vedo dopo tante miglia. Mm-hmm. Eravamo in tanti. Gli altri se ne sono andati in città. Qui la vita è dura. Voi allevate i cavalli? Sì. Mustang. E teniamo anche qualche ciurro. Qualche ciurro? Pecore. Oh. Vendiamo la lana. E il latte. Non è molto, ma ci manteniamo. Qui siete proprio isolati dal mondo. La mia famiglia vive qua da generazioni. Sono venuto al mondo qui. E forse ci morirò. Lo dico ai miei figli di andarsene. So che per loro non c'è futuro. Ma vogliono stare con la loro nonna e con me. Jay ti mostrerà la tua stanza. Non vieni. Sta nella tua stanza, qualunque cosa tu senta. Quello che sento. Cosa vuoi dire? Se tieni alla tua vita, chiuditi dentro e non uscire fino a domani. È cenere. Che cosa li spaventa così? Lo so. È un posto molto strano questo, ma... Non temere. Domani saremo lontani da qui, promesso. Buonanotte, Aiden.
Resta nella tua stanza. Qualunque cosa tu senta. Trova il modo di aprire la porta. Torna nella tua stanza subito, Jody! Ti prego, ascolta. Fa come ti dico. Cosa ci fai tu qui? Ti avevo detto di stare in casa! Cosa diavolo era quello? Torna a dormire. Domani te ne vai.
Sembravi sfinita. Ho detto di lasciarti dormire. Grazie, io ne avevo bisogno. Ho fatto del caffè. Allora io vado. Grazie. C'è molto da fare qui al ranch. Se vuoi fermarti per qualche giorno a darci una mano. Non posso pagarti, ma avrai un tetto e un pasto caldo. Che ne dici? Bene. Ci sono dei vestiti nella stanza di Cory. Ci vediamo dopo. Allora, sei pronta? Certo, quando vuoi tu. Le pecore hanno sete. Vuoi pensarci tu? Certo. Allora, starai qui per un po'? Pare proprio di sì. Grande. Cioè, un po' d'aiuto fa comodo. Grazie, Jody. Puoi prendere un po' di fieno dalla stalla? Miseria, è d'epoca. Questa avrà 40 o 50 anni. Ottimo.
Aiutami, Aiden. Vacci piano, Aiden. Soltanto una balla, non tutto quel mucchio di fieno. Ehi, Jody! Pranzi? Va bene, fammi finire qui e arrivo. Mettilo dove vuoi. Grazie, Jody. È ora di pranzo. Mangia coi ragazzi se hai fame. Tu non vieni? Dopo. Ho ancora da fare. Ok, allora dopo. Avanti, siediti. Grazie. C'è molto lavoro, Pier Ranch. Già. Mio fratello Jay cura i cavalli. Io mi occupo di Churro e mio padre pensa a tutto il resto. Ci sono altri ranch Navajo da queste parti? Qualche anno fa ce n'era più o meno una cinquantina. Adesso siamo rimasti solo noi. Gli altri si sono spaventati. Gli altri si sono trasferiti in città. Non tutti vogliono stare nel deserto. Ho visto le pecore morte. Che cosa è successo? La tempesta. Escono dal recinto e muoiono soffocate dalla sabbia. Quando ho aperto la porta ieri notte, ho visto qualcosa. Sì, insomma, sono sicura che ci fosse qualcuno. Non so di che cosa parli. L'avrai sognato. Fai sempre così tante domande. Quando non riesco a capire qualcosa, sì. Sì? E se cominciassi io a fare domande a te? Da dove vieni? Cosa fai qui? Forse non ti piacerebbe. Perciò tieni le tue cose per te e non fare più domande a noi. E ora scusami, ho da lavorare. Lascialo perdere, Jody. Se lo conosci non è così male. Ne sono certa. Bene. Meglio che torni al lavoro o papà si arrabbia. Ci vediamo. Complimenti, Jody. Ehi, c'è altro che posso fare, Paul? No, ma forse i ragazzi hanno bisogno di una mano. Ok, chiedo a loro. Vediamo cosa fa Jay. Fiero e cocciuto, non vuoi?
vuole mai entrare con gli altri. Ti spiace se provo? Hai mai lavorato coi cavalli? No. Accomodati. Si chiama Ashki. Ciao, Ashki. Non aver paura, adesso vengo lì vicino, d'accordo? Visto, Ashki? Non è così male. Ammettilo. Un po' ti piaccio, no? Ehi, Aiden. Hai mai sognato di cavalcare? Portalo nel recinto. Come hai fatto? Abbiamo tutti dei segreti. Forse ti ho giudicato male. Se vuoi farti una doccia, è dietro il fienile. Prima le signore. Ok, va bene. Alla fine, il tipo è scappato via e indovinate un po', non si è fatto più vedere. È ora di dormire. Ma che succede? Perché dobbiamo barricarci in casa? Resta nella tua stanza, Jody. E non uscire in nessun caso, ricordi? Quello che è successo alle pecore. Non voglio che ti accada nulla. Ma per l'amor di Dio, Paul. Mi dici cosa succede? Vattene nella tua stanza. Non puoi fare nulla.
Jody, dovevi stare nella tua stanza. Poteva ucciderti. Cosa succede qui? Cos'era quell'essere? Dovevi ascoltarmi e stare nella tua stanza. Voglio la verità. Adesso voglio sapere la verità. E Yeizo vuole il sangue. Non gli interessa nient'altro. Cazzo, che bordello. Non possiamo fare nulla. Non puoi uccidere uno spirito. Ok, ragazzi. Gli spiriti non abitano questo mondo. Se è qui, c'è un motivo. Ok, ragazzi, questa parte la finisco qua. Ciao, ciao, alla prossima.